Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista. Che disco fantastico ho in serbo per voi stasera, cari amici di Radio Talpa, che come me eravate ragazzi negli anni 70. È uno di quegli album che tuttora gira sul mio piatto Technics e fuoriesce con potenza dalle mie casse Advent con regolarità da circa 45 anni. E ogni volta mi stupisco di come diavolo abbiano fatto a registrare un lavoro così travolgente un manipolo di musicisti americani capitanati da Gino Vannelli. Il disco di stasera è il suo magnifico Brother to Brother. Brother to Brother è il sesto album di Gino Vannelli, capolavoro frutto del suo grande talento per la composizione, ma anche merito di suo fratello Joe,
superbo tastierista e arrangiatore che creò bellissimi suoni con i sintetizzatori. Ascoltiamo assieme proprio il brano che dà il titolo al disco. Per me uno dei brani rock più belli di sempre, un compendio di talento, tecnica, gusto, ritmo e intensità di tutti gli straordinari musicisti coinvolti. 7 minuti e 23 secondi davvero magici. Brother, I don't
Dei 9 brani presenti sul disco, 7 furono scritti da Gino Vannelli e 2 da suo fratello Ross, che compose il singolo che scalò le classifiche di vendita sia in Canada che negli Stati Uniti, attestandosi rispettivamente al 4° e al 1° posto. I Just Wanna Stop. Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista. In alcuni brani i sintetizzatori suonati da Gino Vannelli, da Joe Vannelli e da Leon Gair sostituiscono anche il basso elettrico, conferendo al sound un colore innovativo per l'epoca, come in questo Love and Emotion. Yeah.
Nella morbida Feel Like Flying sono in evidenza il basso solista di Jimmy Heslip, il vibrafono di Victor Feldman, la stupenda voce di Gino, i cori e un breve ma intenso assolo di sax tenore di Ernie Watts. Il tutto crea un'atmosfera davvero intensa e romantica. I wanna run away with you. And I feel like dying if I must go on. Alcuni mesi prima di incidere questo disco, Gino Vannelli rilasciò un'intervista a William Donati di Ciao 2001, dove dichiarò: «La musica è una forma d'arte libera, che sia rullo di tamburo africano, un violino dell'orchestra di Berlino, la tromba di Dizzy Gillespie o un Moog, tutto è permesso». Nella sua forma più unica ed eterna, la musica deve essere eufonica, cioè piacevole e intensa, che attragga la mente e l'anima. Con Brother to Brother, Vannelli ha decisamente centrato l'obiettivo, donando a tutti noi il disco perfetto da ascoltare tutto d'un fiato.
Ci salutiamo con un ultimo splendido brano, del quale approfitto per ricordare il magnifico lavoro che in questo disco fecero il possente e fantasioso batterista Mark Craney e il chitarrista Carlos Rios, che qui ci regala un altro dei suoi favolosi assoli, The Evil Eyes. Buona serata da Paolo Casisa. Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.